Conversano rende omaggio a San Rocco, San Rocco di Montpellier. Secondo gli studiosi, è originario della città della Francia meridionale. Il suo culto si è diffuso in tutta Europa già dal 1400 per le sue qualità di taumaturgo. Si racconta infatti che il santo, dopo aver lasciato la sua terra, si è giunto anche in Italia, seguendo un lungo cammino di fede. Intorno al 1371 è a Piacenza per portare aiuto e giovamento ai malati dell'ospedale di Nostra Signora di Betlemme, quando la pestilenza è il male più temuto. Così, a Conversano, tra storia e leggenda, la festa liturgica in onore del santo guaritore si innesta a una ricostruzione storica della cavalcata in abiti d'epoca. Come Sante Simone ricorda nei suoi scritti, è una delle feste principali del paese. Dunque, per devozione alla cavalcata, in passato vi parteciparono i benestanti del tempo, la classe borghese, che sfilando per le vie principali del paese avevano la possibilità di pavoneggiarsi agli occhi dei fedeli, vestendo abiti importanti e seguiti da vassalli. Difatti, come ricorda lo stesso Sante Simone, più vassalli aveva il cavaliere, più questi aveva importanza.